Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Preghiamo. O Dio, Pastore eterno, che guidi il tuo gregge con sollecitudine di Padre, e oggi ti degni di associare al collegio episcopale il tuo servo, il presbitero Diego Giovanni, fa che sempre e dovunque, con la santità della vita, sia testimone autentico di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Servite il Signore nella gioia. Servite il Signore nella gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo è gregge del Suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Servite il Signore.
Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Servite il Signore nella gioia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Thank you.
Beatissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Diego Giovanni Ravelli. Molto volentieri. Rendiamo grazie a Dio. Santo Padre, signori cardinali, confratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato, cara mamma, familiari ed amici di Monsignor Ravelli, cari fratelli e sorelle nel Signore, caro Monsignor Diego Giovanni. Siamo qui riuniti nella Basilica di San Pietro, che ti ha visto tante volte in questi ultimi anni nell'esercizio dell'ufficio di maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie per la tua ordinazione, dopo che il Santo Padre ti ha conferito la dignità episcopale come arcivescovo titolare di Recanati. Già abbiamo invocato lo Spirito Santo. Ora, prima di procedere all'imposizione delle mani e alla preghiera consacratoria, soffermiamoci a riflettere sul grande dono che oggi ti viene dato, a partire dalla parola di Dio che abbiamo appena ascoltato. La prima lettura di questa messa, tratta dal profeta Geremia, ti ricorda, caro Don Diego Giovanni, che tu sei stato preceduto dalla misericordia di Dio. Abbiamo ascoltato. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Il verbo formare è il verbo dell'artigiano, del ceramista, del plasmatore. È il verbo adoperato per la creazione di Adamo. Dio plasmò l'uomo con il fango. Geremia non può pensare alla sua esistenza senza pensare che prima di essa c'è la chiamata divina. Egli fa l'esperienza di un'assoluta priorità dell'amore di Dio che si china su di lui. Percepisce in una visuale di fede recettiva la sua vocazione come dono totale, assoluto e pieno, di cui non lui ma Dio ha in mano l'inizio e la fine. E di fronte alla chiamata egli però risponde: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Il profeta rimarrà infatti per tutta la vita un po' timoroso e avrà sempre il complesso di essere un ragazzo timido e inesperto, in mezzo ad un mondo difficile, ostile e oscuro. Altri profeti hanno superato l'impatto psicologico, ma Geremia è rimasto sempre così. E la chiamata di Geremia ricorda qual è lo stile di Dio. Quando vuol fare cose grandi, sceglie strumenti inadeguati. Perché? Perché appaia con chiarezza che questa potenza straordinaria viene da Lui e non da noi. Il Signore non ci ha scelti perché noi eravamo adatti ad essere preti, religiosi o vescovi, ma chiamandoci ha messo in noi ciò che è necessario per realizzare questa missione. Il suo amore e la sua scelta sono segni della sua assoluta gratuità e della sua benevolenza nei nostri confronti. Il tuo nuovo ministero, dunque,
sia vissuto con serenità di animo, con inalterabile fiducia nella grazia di Dio ed anche con un pizzico di buon umore. Non possiamo non ricordare però che la parola che era sembrata dolce come il miele nel momento della chiamata, alla lunga diviene per Geremia amara come il fiele. Quando parla gli deve denunciare il peccato del suo popolo e questo gli provoca inimicizie, ostilità e avversioni. Geremia allora è tentato di abbandonare il suo ministero. Tuttavia, se un profeta non parla più in nome di Dio, abdica al suo ministero profetico. È la tentazione che può cogliere anche un vescovo o un prete quando per i più svariati motivi il ministero diviene pesante, insopportabile e dal suo cuore sale la domanda: chi me lo fa fare? Tutto questo avviene, ma allora occorre saper rinnovare le motivazioni della scelta e fondare la propria fedeltà e perseveranza sul fatto che sia detto sì a qualcuno, non a qualcosa o a qualche attività o prestazione. Sia detto un sì incondizionato al Signore crocifisso e anche le tribolazioni che si stanno vivendo rientrano nel cammino di sequela dell'agnello venuto a dare la vita per la salvezza di tutti. Nella pagina del Vangelo, Gesù con l'immagine della vigna si ricollega a un simbolo più volte evocato nell'Antico Testamento per raccontare il rapporto tra Dio e il suo popolo. Un rapporto sul versante di Dio fatto di cure, di premure, di tenerezza per la sua vigna. Un rapporto sul nostro versante fatto a volte purtroppo di indifferenza, di impermeabilità e di rifiuto. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù attribuisce a se stesso l'immagine della vite. Io sono la vite, voi tralci. Sappiamo che con il battesimo è avvenuto un innesto. Noi, rami per qualche misura selvatici, siamo stati innestati alla vite che ha la pienezza del rigoglio. Custodisci sempre, caro Don Diego Giovanni, questo innesto. Abbine cura. Perché senza questa comunicazione con Gesù e il suo Vangelo si interrompe il flusso della linfa e rischiamo di rinsecchire. Più che dell'invecchiare negli anni, dobbiamo preoccuparci di inaridirci, di rinsecchirci e di ammuffire nello spirito. Anche tu tutte le mattine dovrai ripetere il tuo suscipe. Prendimi, Signore, secondo la tua parola e avrò la vita. Il libro dei Vangeli, che fra poco sarà posto sul tuo capo, è segno proprio di una vita tutta sottomessa alla parola di Dio e spesa nella predicazione del Vangelo con ogni pazienza e dottrina. Ma c'è di più. Sant'Agostino, nel discorso sui pastori, scrive: «Gloriantur pastores, hoc est Christum pascere, Cristo pascere». In Cristo pascere, propter Christum sibi non pascere. Poche parole che segnano in modo direi indelebile la figura e la vocazione del pastore della Chiesa. Si ricordino i pastori di gloriarsi nel Signore. Ecco cosa significa pascere Cristo, pascere per Cristo, pascere in Cristo. E non voler pascere per se stessi escludendo Cristo. Christum pascere, egli è presente in ognuno dei fratelli che ci sono affidati. Cristo pascere, tutto faccio per lui, direbbe San Paolo, solo per lui, basta lui, anche senza nessuna risposta da parte degli altri. L'esercizio del ministero episcopale a favore del popolo di Dio e di ogni fedele e servizio a Cristo stesso. In Cristo pascere, cioè profondamente unito a Lui. Il ministro ordinato incarna Cristo stesso e se unito a Cristo produce frutti, come il tralcio se rimane attaccato alla vite. Propter Christum, sibi non pascere. Non pensare più a noi, pensare solo a Lui,
e condurre soltanto a Lui e poi ritirarsi in silenzio. Ricordiamo le dure parole di Gesù sui mercenari che abbandonano il gregge se vedono venire il lupo. Il nostro ministero è in fondo una pedagogia dell'incontro con Cristo. Prendere per mano i fratelli, condurli a incontrare Gesù unico Salvatore e poi ritirarci in silenzio. La nostra persona da sé non conta niente, sibi non pascere. La tua ordinazione episcopale, caro Don Diego Giovanni, si colloca all'inizio di un millennio duro e difficile, segnato da divisioni e guerre fratricide, fino all'ultima nella vicina Ucraina. A te, come a tutti i pastori, è chiesto un instancabile ministero di riconciliazione e di consolazione, di conforto e di sostegno, in quel cammino della vita che per tanti appare arduo e pesante, difficile da portare con amore. In questo ministero della consolazione e dell'incoraggiamento, tu sarai strumento di tutte quelle grazie che il Signore ha riservato per tempi difficili e oscuri, affinché, anche in una società segnata da secolarismo e indifferenza, appaia ancora ogni giorno il miracolo di comunità che lodano Dio e proclamano la gioia del Vangelo. Per volontà del Santo Padre continuerai ad occuparti delle celebrazioni da Lui presiedute e della Cappella Musicale Pontificia. Come ha ricordato il Papa stesso in un recente discorso ai partecipanti a un corso di formazione liturgica, e cito, «Il ministero del Maestro delle celebrazioni è una diaconia. Egli collabora con il Vescovo, e nel tuo caso con il Vescovo di Roma, al servizio della comunità. Ecco perché ogni Vescovo incarica un Maestro che agisca con discrezione, in modo diligente, non anteponendo il rito a ciò che esprime, ma aiutando a coglierne il senso e lo spirito, sottolineando con il suo agire che il centro è Cristo crocifisso e risorto. A te dunque il compito di far risplendere le celebrazioni presiedute dal Pontefice per decoro, semplicità e ordine, in modo da guidare i fedeli all'incontro con il mistero pasquale di Cristo. Evangelii Gaudium è il tuo motto episcopale, che riprende le prime parole dell'esortazione apostolica del Santo Padre Francesco sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale. Queste parole evocano la tua gioia di aver incontrato il Signore, di avere aderito a Lui, diventando suo discepolo e strumento vivo della sua misericordia. Siamo certi che con il passare del tempo questa gioia non solo non sarà ridimensionata dalle fatiche e dalle prove, ma andrà crescendo e irrobustendosi. Se vivrai per il Vangelo, ancor prima dovrai vivere del Vangelo. Ti aiuti e ti protegga la Vergine Maria, Mater Ecclesiae, la cui stella brilla nel tuo stemma episcopale. Intercedano per te i santi che fra poco invocheremo nelle litanie. E noi, che con stima ed affetto fraterno ci stringiamo a te in questo momento, ti assicuriamo la nostra preghiera, particolarmente intensa nella presente celebrazione eucaristica. E così sia.
l'antica tradizione dei santi padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro ed integro il deposito della fede secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa, fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura con amore di Padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, i tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti Dio Onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del Sommo Sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Sancte Dominus, sancte Dominus.
Ecclesiam tuam
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi su questo tuo Figlio, con la pienezza della grazia sacerdotale, la potenza della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alzatevi.
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella Tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il Tuo santuario, e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da Te, o Padre, il Tuo Spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al Tuo diletto Figlio Gesù Cristo ed Egli lo ha trasmesso ai Santi Apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come Tuo santuario, a gloria e lode perenne del Tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo Tuo servo da Te eletto all'Episcopato di pascere il Tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del Sommo Sacerdozio. Egli Ti serva notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della Tua Santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio abbia il potere di rimettere i peccati secondo il Tuo mandato. Disponga i ministeri della Chiesa secondo la Tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore sia offerta viva a Te gradita per Cristo Tuo Figlio. A Te, o Padre, la gloria, la potenza e l'onore, per Cristo con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Dio, che Ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di Te la Sua mistica unzione e con l'abbondanza della Sua benedizione dia fecondità al Tuo ministero.
ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti sia gradita, o Signore, l'offerta che portiamo all'altare, per la tua Chiesa e per il tuo servo, il Vescovo Diego Giovanni, Tu che lo hai scelto in mezzo al tuo popolo per la pienezza del sacerdozio, rivestilo delle virtù degli apostoli, per la crescita del tuo santo gregge, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza, e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli sceglie alcuni che, mediante l'imposizione delle mani, rende partecipi del tuo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli il convito pasquale. Servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la parola e lo santifichino con i sacramenti. Donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre clementissimo,
noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te lo offriamo anche per il tuo servo Diego Giovanni, oggi ordinato vescovo. Custodisci in lui i tuoi doni e rendi efficaci con la tua grazia l'opera da te affidata al suo ministero. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua
In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito.
pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. La pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Quindi mi distrad mese tua.
Preghiamo. Per la potenza di questo mistero, Signore, moltiplica i doni della Tua grazia nel Tuo servo, il Vescovo Diego Giovanni, perché compia degnamente davanti a Te il ministero pastorale e riceva il premio eterno promesso agli amministratori fedeli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
tre sono le parole che vorrei consegnarvi al termine di questa celebrazione. La prima è gioia. Evangelii Gaudium è il motto episcopale che ho scelto e sono le parole, come ci ha ricordato anche Cardinal Parolin, con le quali Papa Francesco ha iniziato la sua prima esortazione apostolica. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. È una promessa, è una certezza che quando Lui trova dimora nella nostra vita, sempre nasce e rinasce la gioia. Questa gioia oggi riempie il mio cuore. Una gioia resa ancora più intensa perché, circondato dall'affetto e dall'amicizia di tutti voi, che insieme a me avete invocato il dono dello Spirito Santo e celebrato l'Eucaristia, abbiamo cioè reso grazie a Dio per i doni della sua misericordia e del suo amore che in noi compiono meraviglie. Grazie è la seconda parola. Dopo averla pregata, vorrei rivolgerla ora anche a tutti voi qui presenti. La mia gratitudine è innanzitutto a lei, Santo Padre, che ha accresciuto ulteriormente la gioia del dono oggi ricevuto con la sua presenza paterna, la sua preghiera, l'imposizione delle mani. Poi alla mia cara mamma, ai miei familiari, insieme a mio padre che dal cielo è unito alla nostra gioia. Infine, non per ultimo, un ringraziamento a ciascuno di voi. Molti sono venuti anche da lontano, legati a me per amicizia, per ministero, per ufficio. Voglio ringraziare uno per uno, ma senza fare alcun nome. Eviterò così di dimenticare anche uno solo di voi. Quanti mi vogliono bene sanno che sono presenti nel mio cuore. A tutti e a ciascuno una semplice e preziosa parola: grazie. Tanto è piccola, quanto invece è colma e traboccante di affetto e di gratitudine. Gioia, grazie e infine dono è l'ultima parola. Dono nel senso più semplice, di regalo, un dono che ancora voglio chiedervi. So che l'avete già fatto in tanti modi e molti di voi, secondo il mio desiderio, condividendo la nostra gioia con coloro che stanno più a cuore a Gesù e alla sua Chiesa, i poveri. Per dirvi di quale dono si tratta, però, quello che voglio da voi, vorrei farvi partecipi di un fatto che non ho mai raccontato e riguarda proprio un regalo che ho ricevuto anni fa da un giovane. Tuttavia di lui non conosco il nome, non so neppure dove ora viva. Era tra i ministranti chiamati a servire la messa del Papa in San Pietro in una delle prime giornate mondiali dei poveri, 5 o 6 anni fa. Ricordo solo che in quel momento questo giovane era recluso in una casa circondariale. Ciò che invece non posso dimenticare è il sorriso e l'espressione di gioia con cui, prima della messa, mi ha voluto regalare un anello di legno, un semplice cerchietto liscio fatto a mano da lui. La sua intenzione, per la verità, era quello di donarlo al Papa durante i saluti. Poi, all'improvviso, mi ha guardato e mi ha detto: lo voglio regalare a te, e mi ha abbracciato. Non è un furto, Santo Padre, è stato un cambio di destinatario. E in quel momento sono rimasto senza parole. Perché l'ha regalato a me? In più ero anche imbarazzato perché non sapevo come ricambiare quel gesto. E poi cosa fare di quell'anello? Che chiaramente non avrei potuto portarlo al dito. Ma sentivo che aveva qualcosa di speciale.
era un dono che mi aveva colpito, quello sguardo. E non so dirvi il motivo, e senza pensarci l'ho appoggiato sulla mano della statua di una Madonna che stava e ancora sta nel mio ufficio. Sono passati anni. La statua è stata spostata in diversi luoghi. È andata persa anche la corona di stelle che aveva sul capo, ma quell'anello è sempre stato lì. E nessuno mi ha mai chiesto cos'era. Alla luce di oggi, però, riesco a trovare un senso, un bel senso. Mi piace vederlo come il primo anello episcopale che mi è stato donato da una persona in difficoltà, e a questo ancora più prezioso, e messo nelle mani più sicure, quelle di Maria, la madre di Gesù e la nostra mamma celeste. Ecco, desidero tanto poter continuare a vedere in quel giovane sconosciuto il volto e il nome di ciascuno di voi. Io lascerò quell'anello di legno lì dove ora si trova e vorrei pensarlo proprio come il vostro regalo che vi chiedo oggi. E il dono che vi chiedo è quello di non farmi mancare la vostra preghiera, perché rimanendo nelle mani di Maria, madre della Chiesa e stella della nuova evangelizzazione, conservi fedele il dono inestimabile che ho ricevuto: essere pastore, un buon pastore, con la gioia del Vangelo e con il cuore del suo figlio Gesù. Anch'io, guardando quell'anello, mi ricorderò e pregherò per voi. Grazie. Grazie. Grazie perché il dono della vostra presenza e della vostra preghiera rende più bella la mia gioia e la vostra gioia. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ti ha costituito pastore e guida del suo popolo, ti benedica, ti custodisca nella vita presente e ti doni la beatitudine eterna. Cristo Signore, conceda al clero e al popolo uniti nel suo amore di godere del suo favore per lunghi anni sotto la tua guida pastorale. Amen. Lo Spirito Santo li renda obbedienti al Divino Maestro, docili al tuo ministero, liberi da ogni avversità, colmi di ogni bene, e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con te nell'Assemblea dei Santi. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Missa est.